Castiglione Fiorentino è stata una terra che ha sempre dato tanti artisti, come per esempio Enzo Scatragli e Alberto Bruni. Questa tradizione dura ancora oggi con le nuove leve che si affacciano al mondo dell'arte. Siamo insieme a Lucio Minigrilli. Ciao Lucio. Ciao Edoardo. Andiamo a fare due parole. Volentieri. Lucio, te hai fatto la scultura, bellissima scultura dedicata a Fabrizio Meoni, il compianto atleta e motociclista castiglionese. Ci svegli qualcosa, qualche retroscena, qualche curiosità relativa alla realizzazione di quell'opera? Ti ringrazio di questa domanda che spesso e volentieri quando si realizza un monumento ci sono tanti aspetti, anche piccoli, che un po' si perdono perché giustamente passa il protagonista che è rappresentato. Quell'opera lì è stata molto impegnativa, soprattutto per quanto riguarda anche l'allestimento, l'arredo urbanistico in cui si trova, con la duna e il montaggio stesso della moto che, ecco, una cosa meno nota è proprio quella che l'idea iniziale era di fare la moto con sopra lui impennata, quindi con la ruota davanti proprio staccata da terra. Questa era un'idea iniziale proprio sul disegno, sul progetto iniziale era così. In realtà poi a livello proprio strutturale dell'opera, che comunque si parla di circa 9 quintali di bronzo, avrebbe portato delle problematiche sicuramente risolvibili, ma non di facile soluzione per poterla realizzare in quella posizione, proprio dinamica, con questa ruota staccata da terra. E anche una valutazione per la sicurezza stradale stessa, per eventuali, diciamo, persone che potessero andare lì vicino a fare una foto, non si può mai sapere, insomma, ecco, quindi è un oggetto molto pesante, un po' troppo ombilico. Sì, perché comunque va detto che si trova nel centro di una rotatoria della Esatto, strada statale che conduce da Castiglione Fiorentino verso Arezzo. sì. E effettivamente spesso e volentieri i centauri si fermano per fare delle foto di fronte a quell'opera, perché comunque Fabrizio Meoni era una persona che era molto conosciuta nell'ambito soprattutto di chi guida la moto. È vero, infatti capita qualche volta, soprattutto la domenica, che passando di lì si trovano dei centauri fermi che fanno delle foto, fanno delle foto di gruppo. E devo dire che mi fa molto molto piacere perché l'intento principale è proprio quello di mantenere viva la memoria di Fabrizio Meoni. E questo penso che sia veramente riuscito, con un apporto continuo di persone che poi sviluppano tutte queste immagini tramite social, vari siti. È una cosa che veramente dà una grande soddisfazione. È un po' l'obiettivo che c'era dietro a questo progetto. Te, Lucio, lavori prevalentemente con il bronzo. Sì, ho cominciato anche con i materiali lapidei perché comunque amo l'arte figurativa, la scultorea a tutto tondo, quindi mi pratico anche scultura lapidea, però il bronzo, poi anche l'argento, comunque la fusione a cera persa è la tecnica che utilizzo maggiormente per quelli che sono i pezzi che realizzo sia per committenza pubblica o anche privata. Anche una sorta di continuità storica, visto che la cera persa comunque è qualcosa che parte dagli Etruschi, quindi che Assolutamente. abitavano le nostre zone, quindi è un qualcosa che rimane nei secoli, no? Sì, poi oltre a questo, che è sicuramente un fondamento importante che dà molta forza al lavoro, l'utilizzo del fuoco, comunque il calore,
è una cosa che ho sempre amato, il fuoco che plasma il metallo, che lo rende docile e gli fa prendere le forme che, diciamo, sono state decise, ecco, per realizzare proprio l'oggetto finito, è una cosa che mi piace tantissimo. Oggi la fusione a cera persa viene fatta con materiali e tecnologie un po' più evolute chiaramente del passato, ma di fondo è sempre la stessa. È la cosa che la rende unica, insomma. È sempre quella, sì, esatto. Nei secoli circa è stato sempre così, insomma. Le tradizioni storiche a Castiglioni sono molto sentite, come ad esempio quella delle processioni, secolare attività che viene svolta durante la Settimana Santa, il martedì, il mercoledì e il venerdì. Anche la volata viene fatta il Sabato Santo, quando la statua del Cristo risorto viene portata trionfalmente all'interno della Chiesa della Collegiata. Un'altra tradizione molto sentita è il Paio di Rioni, che si svolge regolarmente dal 1977. E a riguardo siamo qui ad incontrare Luciano Borghesi, responsabile della comunicazione e la promozione dell'Ente Paio. Ciao Luciano. Ciao, sera. Luciano, quali sono le compagnie che partecipano alla processione? Le compagnie sono tre, sono la Compagnia di Sant'Antonio, che hanno i vesti di colore bianco, che ha la sede proprio qui in questo chiostro di San Francesco, la Buona Morte, che ha la sede appunto nella chiesa della Buona Morte, che è in via Dante, di colore nero, e quelli con le vesti di colore blu, che sono quelli della Compagnia del Gesù, che ha la sede proprio alla Chiesa del Gesù, vicino alla zona della Piazza della Collegiata. Ecco, per quanto riguarda invece l'altro grande evento che contraddistingue la storia castiglionese, il Paio, cosa ci racconti a riguardo? Si ricorre regolarmente dal 1977, questo ovviamente è riferito all'era moderna, però a Castiglione Fiorentino si parlava già di corse di cavalli, addirittura l'anno dello Statuto Albertino, quindi 1848. A volte si correva nel piazzale Garibaldi, altre volte c'erano dei pagli cosiddetti, delle corse cosiddette alla lunga, cioè sulla strada che va verso Arezzo, venendo dal ponte di Cozzano verso Castiglione Fiorentino. Altre volte, ma più raramente, la parte opposta della strada che viene da Cortona, dal torrente Biguro fino al fondo al passaggio. Luciano, ma quando viene corso il Paio e chi lo corre? Il Paio viene corso sempre ogni anno la terza domenica di giugno, terza domenica che è dedicata alla Madonna delle Grazie di Rivaio. Partecipano naturalmente i tre rioni castiglionesi, che sono il rione Cassero con i colori bianco-azzurri, il terziere di Porta Fiorentina con i colori arancio-verdi e quello di Porta Romana con i colori giallo-rossi. Anche se sono tre soltanto i rioni, ma si corrono con sei cavalli, due cavalli, due fantini per rione. E poi tutta la settimana che precede il Paio è ricca di eventi. Sì, ogni sera, a parte che i rioni ormai anche a Castiglione Fiorentino vivono un po' il Paio tutto l'anno, ma in quella settimana lì, la settimana che precede il Paio, intanto c'è il sabato prima c'è la gara musici sbandieratori. Anche quella è una gara bellissima che richiama un sacco di gente su in piazza del comune. Poi dopo ovviamente ogni sera ogni rione organizza cene, scenini, feste varie per arrivare poi alla grande scena la sera prima del Paio, scena propiziatoria. Poi purtroppo vince uno solo, però insomma quella sera lì tutti festeggiano. Ti ringrazio Luciano per le tue informazioni. Grazie a voi. E adesso che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.